When the world is in trouble, when our future is in danger, we call upon one man. But when he's busy, he calls. Sean Devine, motherfucker. I'm saying, are you ready for me? Push play, it seems music. I'm here to satisfy. You're moving where the slow get ready. You can feel that's right. No reason to feel dirty. Just take a look at me. I'll give you what you want. Let's take it set for ecstasy. We wanna shake with us. Your time is here to start. I wanna feel some magic. Ancora una super puntata di quest'estate super bollente di Sclero edizione 2010. Il regalo che vi facciamo in questo episodio è enorme. Abbiamo incontrato uno dei personaggi musicali più amati di questi ultimi tempi. Mia madre l'adora. I contatti della nostra intervista su YouTube sono andati alle stelle. Avete capito di chi sto parlando? Della mitica Alessandra Amoroso. Abbiamo seguito il suo tour pugliese in esclusiva. Sta per grandinare. Ed io non so tremare più. Stamattina cercavo qualcosa di te e volavo lontano, immobile. Guarda quante case sono tutte storie. Nella gente speravo ricordi di te e mi facevo cullare immobile. Mancano pochissimi minuti, noi siamo i rompipalle più grandi del mondo e la disturbiamo nel suo camerino. Alessandra, come stai? In ansia. Cacarella? Da morire, penso che adesso me la faccia addosso. Allora io ti chiedo una cosa. Stu CD ed è fuori de capu. Fuori de capu. E sto tour com'è? Fuori de capu, ma davvero però, ci sono tipo 31 date e io già la seconda sto così praticamente. La perseguitiamo, Alessandra. Le stelle dicono che questa è la volta buona. Mi sa di sì, per te forse. Anche per te che hai la fortuna di vedermi così spesso. Vero, mamma mia. Tu dici un sacco di parole, cioè, quindi io dico che culo, guarda. Perché vogliamo dire cosa hai fatto ieri, io non si può dire. No, andiamo avanti. Parliamo di questo tour estivo, com'è? Bellissimo, è iniziato in Puglia. Quindi meglio di così non mi potevo andare. Poi c'ho delle date, poi c'è estate, c'è il sole, il caldo, c'è il mare, quindi meglio di così non potevo andare. E poi dopo stasera c'è Lecce. L'8 luglio ci sarà a Lecce, sì, Piazza Libertini. Come ti stai preparando? Non lo so la verità, in che senso? C'è vocalizzi? Tornare a casa, no, i vocalizzi ci attendono tra un po'. Tu intanto mi fai la preparazione, rehearsal, facciamo un po' di prove. E a Lecce come mi sto preparando? Io vabbè, ci sono tornata a casa un giorno e mezzo fa, una notte, poi sono ritornata su perché ho fatto il concerto a Noci. Quindi sinceramente la sto vedendo spesso, quindi per adesso sto tranquilla perché tanto adesso so che la vedo, oggi faccio il concerto qui, domani torno a casa, mi sparo 2 giorni di relax. Mi sparo come parli giovane, oh. Yeah! Non si direbbe giovane. Che hai 60 anni. Io ti voglio bene, tu lo sai. Allora io ti compro adesso questo. Sono un vero professionista, riesco a non vedere le mie domande. Ok. Non dico parolacce, mi trattengo. Sbaglio, ci sarà anche il tuo compleanno in questo tour? In questo tour sì. No, non è vero perché non facciamo il tour. Non sei in concerto però? No, sono in concerto, sarebbe comunque sì, sarebbe la data del tour insomma, perché va da luglio a settembre. Però io mi sono preso il giorno di riposo, il giorno del mio compleanno. Mi sembra giusto. Sì. Che cambiamenti hai apportato rispetto all'edizione invernale?
Più o meno sono sempre quelli, insomma, le canzoni sono quelle, i dischi sono quelli, quindi ho aggiunto un po' di cover, ho fatto, abbiamo cercato di mettere magari qualche pezzo che non facevamo nel tour precedente, l'abbiamo messo in questo estivo. Messo a Bashul Salindu, Ballimukulu Reggae. A Bashul Salindu, Namukulu Reggae. Scusate. Scusate, perché sono venuto così? Perché io sono impostato, non sono di Lecce. Ah, ho capito.